Adesso andiamo all'Istituto Superiore di Sanità, dove si è fatto il punto, come sempre, sull'andamento dell'epidemia. Ci aggiorna in diretta Giorgia Cardinaletti. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico qui dall'Istituto Superiore di Sanità esprimono forte preoccupazione anche loro per le immagini dei navigli di Milano. Se molliamo ora si rischia una ricaduta, dicono no a operazioni, così le hanno chiamate, di rilassamento, dunque mantenere alta la guardia. Poi nel corso dell'appuntamento si è fatto anche un approfondimento sui dati Istat relativi alla mortalità aumentata del 39% rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, un focus anche sulla popolazione straniera, ricordando che il 5% dei casi diagnosticati in Italia riguarda appunto la popolazione straniera. Infine è arrivato anche l'ok dell'Istituto Superiore di Sanità per le mascherine fai da te, quelle confezionate in proprio dai cittadini. Ora però le attenzioni sono tutte sugli effetti della fase 2, allora vediamo con Roberta Badaloni, poi linea. È una curva che al momento sta decrescendo, quella del contagio, conferma l'Istituto Superiore di Sanità nel suo report settimanale. I dati, spiega il presidente Brusaferro, mostrano un andamento verso il basso in tutte le regioni, lasciando invariata la geografia iniziale del virus con zone più colpite di altre. Ma i numeri di oggi raccontano i contagi avvenuti nelle settimane precedenti in pieno lockdown. Da adesso in poi, con una cabina di regia insieme al Ministero e alle regioni, osserveremo nel dettaglio l'andamento nella fase 2. La prossima settimana cominceremo proprio a mostrarvi dati puntuali, così che potremo valutare anche sostanzialmente l'impatto di questa prima settimana di apertura rispetto a lockdown. L'INAIL intanto rende noto che oltre 37.000 contagi sono avvenuti sul lavoro tra fine febbraio e il 4 maggio, i casi mortali 129. Secondo gli ultimi numeri a disposizione, il totale delle persone attualmente positive diminuisce di 1.904 assistiti nelle ultime 24 ore, ma sono i nuovi casi, seppur stabili, 1.401, a confermare che quel virus in Italia gira e contagia ancora. Rimane alto il numero dei guariti, altre 3.000 persone nelle ultime 24 ore. Continua ad allentarsi la pressione negli ospedali, meno 595 ricoverati in un giorno, mentre altri 22 pazienti escono dalle terapie intensive. Scende leggermente, pur rimanendo alto, quello dei decessi. 274 persone, quasi 30.000 dall'arrivo del coronavirus.